non sono perfetto e il tuo amore si rovesca. Oggi io posso sorridere, tu mi hai chiamata a te, e quando mi hai visto ancora lontano sei corso verso me. Capisco perché tu hai scritto il mio nome, mi hai dato un futuro, hai cambiato il mio cuore. Io so che sono figlio di re. Sono amato, tu mi hai rivestito, tu mi hai perdonato. Io sono e sono figlio di re. Sì, io sono e sono figlio di re. La tua tomba vuota mi ricorda che ed anche se a volte io non lo sento, la potenza di resurrezione in me. Io visco perché tu hai scritto il mio nome, mi hai dato un futuro, hai cambiato il mio cuore. Io sono e sono figlio di re. Sono figlio di re. Sì, io sono e sono figlio di re. C'è gioia, c'è gioia, c'è gioia, c'è gioia in me. Tu hai vinto per sempre, glorioso re. C'è vita, c'è vita, c'è vita in te. C'è gioia, c'è gioia in me. Tu hai vinto per sempre, glorioso re. C'è vita, c'è vita, c'è vita in te. C'è gioia, c'è gioia, c'è gioia in me. Tu hai vinto per sempre, glorioso re. C'è vita, c'è vita, c'è vita in te. Quanti figli di re siamo qua stasera? Il desiderio grande stasera è quello che è la motivazione per cui abbiamo voluto fortemente questa serata. Stiamo parlando di adorazione, stiamo parlando di entrare alla presenza e stiamo comprendendo che c'è una porta dalla quale puoi entrare e dalla quale puoi uscire e comunque ricevere tutto, sia che entri, sia che esci.
E questa porta si chiama Gesù. E sapete, in una porta si entra. E quando tu entri, la Bibbia dice: entrate nei suoi cortili con ringraziamenti, entrate nella sua dimora con lodi. Significa che quello che dobbiamo fare stasera, quanti vogliamo entrare alla sua presenza, figli? Quanti vogliamo rimanere nella sua presenza? E quanti vogliamo andare via con la sua presenza? Amen, figli. E per questo desideriamo che questa sera non sia un concerto, ma sia un concerto di adorazione. Cioè, noi mettiamo tutto quello che altri mettono: musica, voci, talenti, strumenti, e lo fanno per poter manifestare le loro doti. Noi invece questa sera vogliamo fare le stesse cose, ma attraverso le nostre doti poter dare la gloria a Lui e guardare solo a Lui, guardare per ogni parola, per ogni nota che verrà spesa, guardare solo a Lui. Vogliamo che questa sera lo Spirito Santo si senta fiero di noi. Lo dico anche a chi si trova a casa in questo momento: trovati un momento, o se sei in macchina, non lo so, l'importante è che se non stai guidando, perché poi mi preoccupo. Ma facciamo in modo che chiunque è in questa atmosfera possa avere un unico obiettivo: celebrare il Re dei Re, il Signore Gesù. Quello che lo Spirito Santo vuole, quello che il Padre vuole, il Padre e lo Spirito Santo, ascoltatemi, desiderano esaltare il Figlio. Perché? Perché Yeshua è stato l'unico che ha lasciato la sua condizione di essere Dio per poter stare, anche se per soli 33 anni e mezzo, ha preso un corpo umano. Ascoltatemi, è l'unico fra il Padre e lo Spirito Santo e il Figlio che è stato disposto ad andare. Non significa che gli altri due non lo sono, significa che comunque sia, in Filippesi 2 è scritto che Lui si è spogliato totalmente del suo essere Dio, non ha trattenuto il diritto di essere Dio e di essere il Figlio di Dio, l'unigenito venuto dal Padre, ma ha annichilito se stesso, ha volontariamente abbassato se stesso per diventare servo. E per questo è scritto: il Padre lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Oggi noi celebriamo il nostro Signore Gesù, il nome al di sopra di ogni nome, e il Padre e lo Spirito Santo sono felici perché noi innalziamo il dono che ci è stato dato. Perché vogliamo dirti grazie, Padre, per averci amato a tal punto da privarti del tuo unico Figlio, per includerci nella paternità tua, oh Signore, quella di cui era solo ed esclusivamente il tuo Figlio Gesù. Grazie, Padre, ma grazie Spirito Santo che ci riveli il Figlio. Grazie perché ci connette al Padre e al Figlio. Ma grazie Gesù perché tu sei stato volontariamente il dono. Grazie Gesù perché hai dato te stesso per noi. Grazie Gesù perché hai vinto e hai detto che sarai con noi, oh Padre, per il resto dei nostri giorni. Grazie Gesù, e vogliamo con tutto il cuore stasera esaltare il tuo nome e dare gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E vogliamo farlo con ogni parte di noi, vogliamo dargli il meglio stasera. Vogliamo fare in modo che ci sia eccellenza, perché non si è risparmiato nel cielo per riversare la benedizione sulla terra. Non c'è risparmio nell'amore di Dio, e non c'è risparmio nella comunione con lo Spirito Santo, e non c'è stato risparmio nello spargere il sangue e tutto quello che Gesù ha dato a ciascuno di noi. Per questo noi stasera non vogliamo risparmiare nulla.
Non vogliamo risparmiare le nostre corde vocali, non vogliamo risparmiare la nostra attenzione, fare un sacrificio. Vogliamo entrare con l'adorazione alla sua presenza. Ascoltatemi bene. Quello che io desidero è, stasera abbiamo fatto spazio qua, abbiamo tolto tantissime sedie affinché vi sentiate liberi di fare quello che desiderate, ma con un unico obiettivo: fissare il nostro sguardo su di Lui. Che questa sera non ci sia altra attenzione per nessuno se non per Lui. Che attraverso le nostre bocche che si aprono possiamo celebrarlo, figli. Labbra che confessano il suo nome. Questa è l'adorazione che il Padre gradisce. Frutto di labbra che comprendono e lo definiscono per chi Lui è. Come l'apostolo Pietro disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù gli disse: non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio, lo Spirito Santo ti ha rivelato questo. Noi stasera vogliamo affermare e ancora confermare questa rivelazione, per cui lo Spirito Santo la possa confermare, che Lui è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente, ma per noi è il nostro Signore e Salvatore per sempre. Per questo vogliamo chiudere i nostri occhi, vogliamo alzare le nostre mani e vogliamo dirti: Padre, siamo qui, e questa sera, Padre, vogliamo farti arrivare un profumo dalla terra verso il cielo. Troppo, Signore, abbiamo trattenuto le nostre labbra, le nostre menti nel darti quello che ti è dovuto. Ma questa sera, Signore, siamo qui e vogliamo recuperare la visione perfetta, perché, oh Signore, sappiamo che dal cielo abbiamo ricevuto tutto e il cielo è generoso verso di noi, e vogliamo, Signore, che questa sia una serata per cui anche gli angeli possono definirla gloriosa. Grazie di ogni cosa, Signore. Spirito Santo, come al solito ti chiediamo aiuto. Oh Padre, spingi il cuore e lo spirito di questi tuoi figli, spingi il cuore e lo spirito di ognuno di noi affinché arrivi un profumo. Grazie di ogni cosa, Signore, come sempre e solo, nel nome del tuo figlio Gesù. Amen, amen. Facciamolo forte questo applauso, figli, facciamolo forte, 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 forte. Non ci lasciate qua da soli, qua davanti, perché non abbiamo lasciato questo spazio per creare distanza tra noi e voi. Perciò lasciate il vostro posto, lasciate il vostro posto, venite a celebrare insieme. Tiratevi qualcuno, una, due, tre persone. Vai, vai, non siate timidi, non siate timidi. Vai, 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 lasciate il vostro posto, perché qua vogliamo fare festa per il nome di Gesù. Quanti vogliono fare festa per il nome di Gesù? È buono celebrare il suo nome. Vai, 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 riempite, riempite questo spazio. Vai con le mani. C'è ancora tanto spazio, c'è ancora tanto spazio. Venite, venite, vai, vai. Questo è un suono di festa. C'è più lamento, tristezza, da morte a vita Lui ci ha liberato, è tempo di celebrare. I figli rientrano a casa per la tua bontà e la tua grazia. Non siamo più schiavi ma figli amati, è tempo di celebrare. Con giubilo e con danza c'è vita in abbondanza. Grazie.
passo avanti. Alza le tue braccia, dai tutta la gloria a Gesù. Alza le tue mani, alza le tue mani. Ora grida, grida che Lui è santo, che il Re dei Re morì per noi. Se tu respiri devi adorare. Versetti 28 e 29 dice: tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio. Quanti possono dire questa sera: tu sei il mio Dio? Non stiamo celebrando il Dio di qualcun altro, stiamo celebrando il nostro Dio. Io ti esalterò. Celebrate il Signore. Noi vogliamo celebrare questa sera. Quanti sanno cosa vuol dire celebrare? Vuol dire fare festa. Noi vogliamo esaltare Lui, lo vogliamo fare con gioia. Dice: perché la sua bontà dura in eterno. Lo voglio dire ancora una volta: celebrate il Signore, poiché Lui è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Lo vogliamo dire ancora una volta insieme: Lui è buono, dillo, e la sua bontà dura in eterno. Siete pronti perciò a celebrare? Siete pronti a danzare, sì o no? Dì alla persona accanto a te: sei pronto a danzare? C'è ancora spazio qua davanti, eh? C'è ancora spazio se qualcun altro vuole lasciare il posto. Ci stiamo preparando a danzare. Siamo pronti? Vai! Quanti sanno come si fa? Quanti sanno come si fa? Vai! Ecco qua, la mia destra, già sono entrati nel mood qua, eh. Tua parola mi hai promesso che nel fuoco non mi brucerò, e se passo per le acque non affonderò, e con fede nell'oscurità camminerò, perché tu sei sempre con me. Tua parola mi hai promesso che non sarò abbandonato, tu sei il pane della perché ho affamato, tu mi ami e mai nulla mi è mancato, per me sempre provvedi, io non temerò.
passi nella valle della morte. Danzo, 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 danzo. No, non ti spegnerò mai questo ritmo, anche quando mi attacca il mio nemico, perché tu sei sempre come Cristo. Danzo, 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 danzo. No, non ti spegnerò mai questo ritmo, anche quando mi attacca il mio nemico, perché tu sei sempre come Cristo. Danzo, 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 danzo. In te io confido, 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 in te io confido. Poi il tuo gioco è dolce, il tuo gioco Cristo è leggero e dolce. Ti do la mia vita, ti do la mia lode, tu sei la mia forza, il mio scudo Gesù, con te sempre camminerò. Il tuo gioco Cristo è leggero e dolce, ti do la mia vita, ti do la mia lode, tu sei la mia forza, il mio scudo Gesù, con te sempre camminerò e danzerò in ogni tempo, 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 e danzerò in ogni tempo. Ok, lo vedo nelle vostre facce che ci siete rimasti male, che è già finita la canzone. Lo vogliamo dire ancora una volta, lo vogliamo cantare ancora una volta, però questa volta anche là dietro vi voglio vedere tutti quanti danzando. Lo vogliamo proclamare ancora una volta, perché abbiamo detto danzerò in ogni tempo. In ogni tempo, in ogni tempo noi abbiamo un motivo per gioire. In ogni circostanza noi abbiamo un motivo per gioire. Noi abbiamo un motivo per gioire, perché il nostro Gesù ci ha salvato. Ma il nostro Dio è un Dio che ci dà gioia, che trasforma il lutto in danza, che trasforma la tristezza in gioia. Vai con le mani, vai, vai. No, non ti spegnerò mai questo ritmo, anche quando mi attacca il mio nemico, perché tu sei sempre come Cristo. Danzo, 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 danzo. No, non ti spegnerò mai questo ritmo, anche quando mi attacca il mio nemico, perché tu sei sempre come Cristo. Danzo, 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 una volta, vai. No, non si spegnerà mai questo ritmo, anche quando mi attacca il mio nemico, perché tu sei sempre come Cristo. Danzo, 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 ancora una volta, danzo, vai. No, non si spegnerà mai questo ritmo, anche quando mi attacca il mio nemico, perché tu sei sempre come Cristo. Danzo, 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 danzo. In te io confido, possiamo fare più di così, celebra il suo nome, perché anche se il nemico ci attacca, noi sappiamo in chi abbiamo creduto,
E se il nemico viene contro me, io so in chi ho creduto. La mia fiducia è nel leone della tribù di Giuda. Io confido in te. Quanti lo possono dire? Io confido in te. Dichiaralo, io confido in te. Gridalo questa sera, io confido in te. Perché sei sempre fedele. La tua fedeltà dura in eterno. Sei sempre fedele. Sempre fedele. Tu mantieni ogni promessa, Signore. Tu sei sempre fedele. Anche nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcun male, perché tu sei con me, tu sei con me. Signore, noi vogliamo andare via consapevoli che tu sei con noi. Verità, ogni patto manterrai. Un Dio fedele sei, per sempre lo sarai, al mio fianco rimarrai. E anche se una prova davanti a me si presenterà, io ti ascolterò e il mio cuore in te confiderà. Fedeltà per me, grande la tua fedeltà per me, sin dall'alba io ti benedirò, ti loderò, grande la tua fedeltà. Mi speranza, non mi
Cristo io confido. In Cristo io confido e fermo io sarò. In te la mia speranza non mi deluderai. In Cristo io confido e fermo io sarò. In te la mia speranza non mi deluderai. In Cristo io. In Cristo io confido. Mia fiducia in te, nelle tue promesse.
bisogno. Nessuno i tuoi piani fermerà, nessuno il tuo amore allontanerà. Tu sei più di ciò di cui ho bisogno. Tu sei più di ciò di cui ho bisogno. Tu sei più di ciò di cui ho bisogno. Non importa ciò che vedo, la mia fiducia in te, nelle tue promesse. Lascio fuori ogni paura, tu mi hai reso libero. La mia fiducia in te, nelle tue promesse. Non importa ciò che sento, non importa ciò che vedo, la mia fiducia in te, le tue promesse. Lascio fuori ogni paura, tu mi hai reso libero. La mia fiducia in te, nelle tue promesse, nelle tue promesse. Non importa ciò che sento, non importa ciò che vedo, la mia fiducia in te, nelle tue promesse. Lascio fuori ogni paura, tu mi hai reso libero. La mia fiducia in te, nelle tue promesse. Non importa ciò che nelle tue promesse. Il tuo amore caccia fuori ogni paura. Il tuo amore, il tuo amore. Lasciamo spazio al tuo amore questa sera, Signore. Quell'amore che caccia fuori ogni ansietà, quell'amore che caccia fuori ogni paura. Lasciamo spazio al tuo amore, Signore. Facciamo posto al tuo amore nella nostra vita. Yeah.
posto mio. Ti hanno posto nella tomba, ma sei risorto con potenza. E sulla morte tu hai vinto, e c'è vita eterna in te. Mi hai lavato
Sapete che ancora stiamo iniziando, non è finita questa serata. Che noi vogliamo entrare, come ci è stato detto, vogliamo entrare alla presenza di Dio. Vogliamo entrare in quel luogo dove c'è solo Lui e tutto ciò che importa è Lui. E questa sera abbiamo messo un po' il fondamento. Abbiamo riaffermato e riaffermato ancora la sua fedeltà. Abbiamo riaffermato che Lui è fedele alle sue promesse. E anche quando la prova si presenta davanti a noi, noi possiamo continuare a confidare in Lui. Possiamo essere stabili, fermi in Lui. Lui è presente nella nostra vita. E prima che continuiamo a cantare, ora ci immergeremo semplicemente in quella consapevolezza, in quell'abbraccio di amore. Perché il suo abbraccio di amore vuole avvolgerti questa sera. Il suo abbraccio di amore vuole avvolgerti, come poco fa dicevamo, quell'amore che è in grado di cacciare via la paura. Noi vogliamo allontanare l'ansietà, la paura dalla nostra vita. E voglio leggere un passo che si trova in Isaia 40. E voglio che tu lo riceva questa sera. Egli dà forza allo stanco, accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano, si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Dio vuole darti nuove forze questa sera alla sua presenza. Forse ti senti abbattuto nella tua anima, forse stai attraversando momenti, circostanze difficili, forse c'è confusione nella tua mente, ci sono dei combattimenti, ma Lui questa sera ti dice: se tu speri in me, quella speranza e quell'attesa, quella paziente attesa semplicemente alla sua presenza, che ci dà consapevolezza che Lui è fedele alle sue promesse. E nel Salmo 43 il salmista dice: perché ti abbatti anima mia? Perché ti agiti in me? E a volte ci sentiamo così, e questa sera possiamo parlare alla nostra anima e dire: perché ti abbatti anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio. Spera in Dio. E lo voglio dire ancora una volta: spera in Dio. La speranza è una di quelle tre cose che la parola di Dio ci dice che sono eterne: fede, speranza e amore. Spera in Dio questa sera, perché io lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, Egli è il mio Dio. Possiamo solo puntare lo sguardo su Gesù, l'autore della nostra speranza, il principe della speranza, il re dei re. Guarda Gesù questa sera, riacquista speranza. Mentre speri in Lui, Lui ti darà nuove forze. Mentre speri in Lui, Lui ti darà di poterti alzare in volo come le aquile, perché il sangue dell'agnello è stato sparso per te, come abbiamo appena dichiarato. Il sangue dell'agnello è stato sparso per te. Non sono parole casuali che cantiamo. Il sangue dell'agnello è stato sparso per te. Perciò ci puoi sperare in Dio. Perciò solo chiudi i tuoi occhi là dove sei per un attimo e punta solo a Gesù. Punta solo a Gesù. E mentre cantiamo, immergiti alla sua presenza. Permetti al suo braccio di amore di avvolgerti questa sera. Proteggerà.
sarò al sicuro. Tu mi sosterrai col tuo abbraccio forte. Tu, mio buon pastore, guiderai i miei passi, mi protegge. Vedrai i miei passi, mi proteggerai. Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me. Oh, tu sei la mia pace, la mia sicurezza. Hai cura di me, tu vegli
posso confidare, alla sua presenza posso adorare, l'unico e solo degno di lode, l'unico e solo degno di lode. Nessuno è pari a te, nessuno è come te. Dice ancora una volta, mia ancora, mia roccia, mia ancora, la mia roccia, il mio rifugio, mia ancora, la mia roccia, il mio rifugio. Gesù, 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 che esca dal tuo spirito questo grido, Gesù, Gesù, tu sei la mia speranza. Focalizza solo su di Lui, perché Lui è la tua speranza. Gesù, Gesù, nome al di sopra di ogni nome, Gesù. Volgi il tuo sguardo a Lui. Anche se intorno tutto il resto crolla, Gesù, tu sei la nostra ancora. Gesù, tu sei la nostra roccia. Gesù, tu sei la nostra speranza. Gesù, qualcuno può alzare la sua voce e invocare il nome di Gesù. Gesù, Gesù,
qualche istante. Solo stai alla sua presenza. Non abbiamo bisogno di tante parole. Io ho detto che la nostra speranza è Gesù. È la nostra speranza. E sperare vuol dire semplicemente aspettare lì alla sua presenza. Stare. E Dio ti dice ancora una volta: fermati questa sera. Fermati questa sera. E guarda Gesù. Fermati. Solo stai. Prima che iniziamo a cantare di nuovo, solo per qualche istante. Stai alla sua presenza. E guarda Gesù. Gesù. Guarda quella croce, all'amore che è stato dimostrato per te, e acquista nuove forze questa sera. Stai davanti a Lui. Comincia a pregare dal tuo spirito in questo momento. Ognuno comincia a pregare dallo spirito in questo momento, mentre fissi lo sguardo su Gesù. Permette a quella speranza di sorgere dentro di te. Permette a quella gioia di sorgere dentro di te. Prega, prega nello spirito in questo momento. Ogni voce, come il rumore di molte acque, ogni voce. Elevi la sua adorazione in questo momento. Momento, adoro dallo spirito, ogni bocca si apre, ogni voce, e se non sai quali sono le parole giuste da dire, venga solo a pronunciare il suo nome, Gesù. Insegnaci a stare alla tua presenza, Signore. Insegnaci a sapere aspettare davanti a te. Cedo il controllo a te, riprendi.
sentiti chiamato a Lui, alla Sua presenza, a Lui stesso. Tu mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerai. Tu mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerai. Sono le voci, Dio, tu mi hai scelto. Tu mi hai scelto, tu mi hai scelto. Tu mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerai. L'ultima volta dillo, tu mi hai scelto. Tu mi hai scelto, mi chiami a te, mi prepari, presto tornerai. Questo fuoco brucia, mi consumerà. 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 Vogliamo guardare te come quando hai chiamato Pietro, vieni. Ho potuto camminare sul mare. Noi vogliamo guardare a te. Tu ci chiami a te, Signore. Ci chiami a quell'intimità. Ci chiami alla tua presenza. Ci chiami a seguirti. E noi vogliamo rispondere sì, Signore. Sì, Gesù. Noi vogliamo te. Noi vogliamo te, Gesù. Quando non sappiamo cosa fare, tutto ciò che faremo, Signore, è adorarti. E quando non sappiamo cosa dire, tutto ciò che faremo è adorarti. E quando non sappiamo dove andare, tutto ciò che faremo è adorarti, Signore. Noi veniamo a te, Signore, e ti adoriamo. Non vogliamo andare da nessun altro. Padre, ti adoriamo.
cielo noi cantiamo. Ci prostriamo davanti a te. Santo, santo.
se glielo vuoi dire, diglielo con forza in questo momento. Se vuoi gridare al tuo spirito, alleluia, gloria a te, Signore, la gloria sia a te. Qui c'è un popolo che ti vuole dire la gloria sia a te, Signore. Qui ci sono figli e figlie che vogliono dire la gloria sia a te. Perciò alziamo la nostra voce questa sera per gridare alleluia, alleluia. Questo grido continuo, santo, santo, santo. Abbiamo avuto un momento stasera per fermarci e stare, ma c'è un momento per gridare alla sua presenza e dire: tu sei santo, Signore, tu sei santo, Signore, tu sei santo, santo, santo. Glielo puoi dire questa sera: santo, santo, santo sei, Signore, santo, santo. Non avere paura di alzare la tua voce questa sera, non avere paura di gridare la tua adorazione a Lui. Non avere paura di alzare la tua voce, Chiesa, perché è tempo che la Chiesa di Gesù Cristo alzi la sua voce per dichiarare che c'è un Dio vivente. È tempo che la Chiesa di Gesù Cristo alzi la sua voce per dichiarare che Gesù è vivo, che Lui è santo e Lui è degno di essere adorato. Oh santo, 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 santo. Cos'altro potremmo dire a te, Signore? Cos'altro potremmo dire a te?
se non alzare la nostra voce, dirti grazie, dirti alleluia. Cos'altro potremmo offrire il nostro Re? Ti accogliamo come Re, ti riconosciamo come Re, ti acclamiamo come Re, ti adattiamo come Re, ti seguiamo perché tu sei il nostro Re, ti adoriamo come Re, tu sei il nostro Re Gesù, tu sei il nostro Re Gesù. Non abbiamo molto da offrire, non abbiamo molte parole da dire, ma dal nostro cuore ti diciamo grazie. Cosa mai potrò dire a te di più per esprimere gratitudine? Forse canterò una canzone in più, ma tutto ha una fine, tutto ma tu. Alzo le mani e la mia lode offrirò ancora a te, perché ciò che ho è solo un potrei offrire a un Re, solo un cuore che canta alleluia, alleluia. La risposta ho, quello che farò, abbraccia aperte. Io ti adorerò. Alzo le mani e la mia lode offrirò ancora a te, perché ciò che ho è solo alleluia, alleluia. E so che non è molto, ma cosa potrei offrire a un Re? Ricorda che vive un leone in te, rialzati e lodai re.
che ciò che io sono. Alleluia, alleluia. E so che non è molto, ma cosa potrei offrire a un re? Sono un cuore che canta. Alleluia, alleluia. Alzo le mani e la mia lode offrirò ancora a te, perché ciò che ho solo. Alfonso, fatti sentire. Vai Diego, vai Diego. Daniele, forza, forza. Cielo, mandiamo il meglio al cielo, stupiamo il cielo. Alleluia, che ci ascoltino. Alleluia, alleluia,
Spero che a casa sia arrivata e arriverà ancora, perché so che quello che questa sera abbiamo prodotto insieme varcherà i confini. Perché? Perché abbiamo questo desiderio di fare in modo che ognuno di noi possa essere uno strumento su cui altri possano appoggiarsi. E quindi vogliamo veramente ringraziare questi nostri fratelli che ci seguono, Zaira, Carola, Anna per questa sera e il pastore Daniel ovviamente, e tutti gli altri che stasera sono dietro le quinte, che non hanno potuto, tutto il gruppo, tutti i fratelli. Questa è una chiesa che vuole servire, deve servire, vogliamo servire. Ecco, pensavate che finiva così? Come poteva finire così? E là a questo punto ci muoviamo tutti. Tutti. Per me sempre più.
per i piedi, muovi i piedi. E ricordati che la parola di Dio ci dice che lui ci ha dato autorità per calpestare serpenti e scorpioni. E lui ci ha dato autorità su tutta la potenza, su tutta la potenza, su tutta la potenza del nemico. Lui ha delegato ai suoi figli questa autorità. Perciò comincia, comincia a calpestare il tuo nemico questa sera. Vai, 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 con una piccola danza di vittoria, vai, vai. Girati su te stesso, vai, 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 su te stesso, vai così, vai, vai, vai. Ce la fate, vai, 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 girate, 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 vai, vai. Calpesta, calpesta, via, vai. Va bene, salutiamo anche tutti coloro che ci hanno seguito in diretta.
So che vi volevate tuffare nello schermo per essere qui tra noi, ma tutto ciò che abbiamo dichiarato da questo luogo vale anche per voi. Tutto ciò che abbiamo dichiarato da qua, prendetelo, fatelo vostro. È una buona cena per chi non ha cenato e buonanotte per chi si deve andare a riposare. Ciao e grazie di essere stato con noi. Speriamo che quello che abbiamo trasmesso sia stato per te di edificazione e di incoraggiamento. Se è stato così, condividilo. E poi rimani connesso con noi in qualche maniera. Iscriviti nei nostri canali social o anche qui dove questo video ti è stato trasmesso. Se poi vuoi un contatto diretto con noi, puoi chiamare questo numero di telefono che in questo momento stai vedendo. Se poi vuoi fare qualcosa in più, sostienici in preghiera o anche sostenendo il nostro ministero. Speriamo di rivederti in qualche maniera. Per questo un grande abbraccio e benedizioni da Missione Paradiso.